io ti dico questo è il pallone qua qua ta, 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 ta. Che ti viene in mente subito? Che ti viene in mente? Beh, abbiamo assistito insomma anche a un'altra gesta italiota, un attore insomma volevano a tutti i costi fargli ballare il pallone del qua qua. Come non parlare di contenuti, ma insomma facciamo qualcosa di ridicolo. Non lo so. Posso dire la mia opinione? Sì, allora, secondo me John Travolta ha fatto sempre una figura dignitosa perché è un grande attore, quindi qualsiasi cosa fa riesce sempre a uscirne, insomma, pulito con... Però secondo me invece se uno ha una formazione, no, è un tipo, sa fare delle cose come Fiorello, forse dovrebbe proseguire nel fare quelle cose senza allargarsi, magari non era in grado di gestire una certa situazione e quindi non era la sua situazione, ecco. La voglia e la... non lo so, la situazione di essere in una situazione, ecco qua mi si impasta pure la lingua, in una situazione in cui si pensa di poter dire e fare tutto perché si è acquisita una certa visibilità, perché si è personaggio grandemente pubblico e perché io posso, ecco, e lì io andrei un po' più cauto, nel senso che sì, giochiamo, sì, punzecchiamo anche con ironia, certo, con tutto, vabbè, però certo, attenzione sempre con le persone che ti trovi davanti, soprattutto con delle persone che conosci solo ed esclusivamente dal punto di vista artistico, però quella è una persona che non sai se accetta quel gioco e tu invece giochi in casa e ti permetti di imporre determinate cose. E basta guardare la faccia di John Travolta che l'ha detta, tutta, grande, che è un grande, ha mantenuto la sua... e poi da questa notizia ne viene fuori anche un dibattito politico, perché non so se hai letto, sì, adesso la cosa ci sarà un'interrogazione parlamentare. E come la presenteranno? Come la presenteranno? Io non me la voglio perdere. Insomma, adesso bisogna che il governo dia risposta al fatto del ballo del qua qua per quanto riguarda il gioco. Anche perché poi dopo si dice è costato tanti soldi, così e colà, ma comunque l'attore si è costato, ha avuto... Beh, leggevo adesso proprio su internet un articolo in cui un giornalista, abbiamo appena finito di parlare di giornalismo con dei giornalisti, sì, e qui questo giornalista diceva: John Travolta sicuramente se detto che doveva ballare il ballo del qua qua, molto probabilmente non sarebbe neanche oppure avrebbe chiesto rinunciare a 200.000 euro per il ballo del qua qua, l'avrebbe fatto volentieri. Secondo me, appunto, molte persone sono focalizzate sui 200.000 euro, però non è quello, perché ognuno ha il suo... ognuno ha il suo cachet. Se andiamo a vedere quelle che sono i resoconti delle casse di Sanremo, stanno anche le 200.000 euro. Però sarebbe stato giusto e bello per noi spettatori sentire un'intervista più profonda su John Travolta. Guarda, farlo parlare, farlo raccontare. Qui in Italia John Travolta è stato diverse volte, in Italia in particolare in trasmissioni televisive, però sono stati molto più intelligenti parlando dei suoi primi film, in cui era un gagliardissimo ballerino, certo, no? Certo. Quindi gli hanno fatto rifare la camminata di Tony Manero, gli hanno fatto fare il famoso passo di Pulp Fiction, no? Ecco, inerente alla sua carriera, credo che l'attore poi ci sta anche a un momento di scherzo sul passo, certo, sulla camminata. John Travolta sicuramente, però, l'ha sempre fatto. Fra l'altro, un attore che non parla neanche italiano, e vede scimmiottare qua qua, qua qua, si sente preso anche il giro, che ne so. Il cappellino giallo che lui giustamente ha buttato. L'avresti fatto pure tu. L'avrei fatto io. E tu non lo facevi il ballo del assolutamente qua. No. Insomma, non vi potete permettere di... per me. Poi uno fa quello che vuole. Certo, questa sì, è una mia personalissima opinione, non mi sarei mai permesso di avere John Travolta lì e fargli fare questa cosa. Comunque, sembra un po', diciamo quasi prenderlo per il culo. Che Fiorello è bravissimo, però secondo me lui
a volte esagera un pochino, Sì, un po' esagera, ma esagera. questa esagerazione è il risultato di tantissimo ascolto e di tantissimo seguito da parte delle persone. Quindi lui ha acquisito un po' questa forma, di L'obiettivo è dire stato io raggiunto. posso, cioè io posso fare spettacolo qualsiasi cosa dico, qualsiasi Ma cosa queste faccio, cose cosa non andrà a finiscono sempre presentare. bene, però. Assolutamente, no? E poi ti devo dire anche questo, è un mio modestissimo parere. Un po' ci ha anche scocciato quella forma di spettacolo, no? Un po' ci ha anche un po' annoiato, no? Una volta è bello, due volte è bello, tre volte è Una volta è bello, bello, poi insomma, punto. mangia tutti i giorni pasta e fagioli, vedrai che poi alla fine, Anche pasta se e fagioli, anche buonissima, se però alla buonissima, fine, alla insomma. fine dice che c'è oggi da mangiare? Pasta e fagioli, ma che cacchio, che cacchio. Ma senti, invece Russell Crowe, che dice Mamma mia, venuto Mr. gratis. Robertson, bello e grassatello, Russell Crowe. Grassel Crowe. Ma non so Ma tu te lo se ricordi quando faceva. ragazzi, un gladiatore, Ecco, lui per esempio. scateniamo l'inferno, e via. Ecco, lui ha detto in italiano questa frase, devo dire che ha dimostrato, è un bravo attore, è uno che ci sa fare italiano. Ma ci sa fare pure John Travolta, perché non l'hanno invitato a fare questa cosa? Cioè, non lo so, sarà che forse John Travolta, se sono tutti personaggi di alto livello, Sono veramente veramente, altissimo sì. livello, attori che hanno veramente fatto di tutto, da Grandi grandi professionisti, sì. professionisti, film che hanno fatto e continueranno a fare la storia della cinematografia. Ti posso fare una domanda? Ma secondo te, quando io ho questa impressione, no? Spero tanto di sbagliarmi, però che quando vengono questi personaggioni, chiamiamoli personaggioni, no? Perché sono personaggetti e personaggioni, secondo te ci vedono a noi italiani un po' come se fossimo arretrati Guarda, dal punto di vista dello spettacolo, dell'intrattenimento? ne abbiamo parlato anche, credo, qualche tempo fa Ne a abbiamo già Buda, parlato abbiamo a Buda, accennato già. qualcosa, no? Sull'italiano e su come viene guardato. Un po' Pizza e Mandolino ci trattano, no? L'Italia è il paese della bellezza, il Comincia paese il della villaggio, penso cultura, mandolino italiano. però è anche il paese della spensieratezza e in alcuni casi un po' della superficialità delle cose, di non saper dare forse un giusto riconoscimento, un giusto valore. Ripeto, continuo a sottolineare che è un modestissimo parere, non sono assolutamente nessuno per dirlo, è una mia idea, no? Però io credo che poi alla fine ritorniamo sempre alla questione della professionalità. L'intervista la deve fare il giornalista professionista, colui che la sa fare l'intervista, colui che ha studiato il personaggio, colui che sa più o meno dove parare con le domande e come fare. Buttare, a meno che non ci sia un atto preventivo a dire guarda, Giorgio, tu vai da Fiorello a fare caciara, e lui dirà sì, ci voglio andare, e accetta il ballo del qua qua perché accetta la Ma si caciara. dicono prima, però, Però queste insomma. cose secondo me vanno concordate prima. Lui dice vengo, ma ne voglio 400. Vengo, ne voglio 400 e mi metto il cappellino giallo del No, ballo col del qua qua. cappellino 100 in più, Certo. secondo me. Ecco, bisogna sempre un po' dare un botte, una botta al cerchio e una botta al barile. Ma a te chi ti ha colpito sinora? Per esempio, c'è sto ragazzo napoletano, ti è piaciuto questo Allora, io devo ragazzo? dirti che ho tentato, ma l'ho visto Tossi e bocconi. un po' balbettando, no? Perché tra l'altro invece ieri sera che facevo delle cose durante il festival di Sanremo, cose non so di sé, Dici facendo delle ma cose? lavoravo, ho seguito il festival di Sanremo, parte del festival di Sanremo attraverso Rai Radio 2, quindi attraverso la radio, perché la radio poi insomma una delle mie passioni e te la spiega, ti apre questa È finestra vero, in un però. altro modo, non Sì. c'è la televisione, i lustrini e È cacchi vari. come la prima di Sì, Sanremo. insomma, anche se poi durante la canzone ormai è visual radio, quindi ti mandano anche le immagini, ti fanno vedere le immagini
immagini delle intervisioni. Però tu preferisci così. Insomma, Sanremo, diciamola tutta, insomma, è un evento nazionale, c'è, insomma, è una festa comandata, oltre a Natale, Capodanno, Pasqua. Cioè abbiamo solo quella, insomma, c'è rimasta. Forse è rimasta una delle uniche o poche trasmissioni pubbliche che fanno ancora musica, però nello stesso tempo è un contenitore di tantissime cose, soprattutto un contenitore di un business eccezionale, no? Dal punto di vista di ascolti, dal punto di vista pubblicitario, dal punto di vista di risorse per la regione Liguria, finanziamenti e soprattutto credo che poi alla fine sia un gioco che mettono sul tavolo in pochi, no? Perché sono le solite major, i soliti editori, i soliti accordi editoriali, le solite linee guida, e quindi tutto questo logicamente a un pubblico che si siede sul divano e vede Sanremo forse gliene tocca l'arde meno. Secondo te come però potrebbe... poi alla fine bisogna se analizzi Sanremo anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico e dal punto di vista dei contenuti, e se stai anche un po' in quello che è il gioco del business dello spettacolo, ti rendi conto che insomma ci sono delle cose e ci sono delle cose ogni anno, sempre, non sono cose che vengono sanate o rifondate, sempre. Secondo te come potrebbe migliorare Sanremo? Un Sanremo per resistere ancora, essere un Sanremo, diciamo, come poter dire, Il mondo musicale nazionale non è fatto solo di quelli che noi vediamo in televisione commerciale, non è fatto solo di quelli che noi ascoltiamo nelle radio commerciali. Ma c'è un panorama immenso in cui ci sono veramente dei seri progetti, ci sono anche tante persone che vogliono fare musica e in realtà dovrebbero capire che non è il loro mestiere, questo assolutamente sì, però ci sono anche tanti contenuti, anche culturali, ricreativi, tutto quello che vuoi. Ecco, secondo me, più che andare a ricercare il personaggio perché ti fa audience o l'artista che passa sui network perché la gente già lo sa, dovrebbe avere un po' più di equilibrio, un po' più di scelta a 360 gradi, fermo restando che lì ci vanno 30 persone, quindi tu non puoi prendere 2000 persone e buttarle su quel palco, è logico che va fatta una scelta, ma secondo me vanno cambiate le modalità di scelta delle canzoni. Come potrebbero essere? Giurie che non sono solo di un determinato filone, ma che vengano presi anche nell'ambito indipendente, da addetti a lavori che lavorano tutti i giorni, ma non in un ambito così mediaticamente aperto, così mediaticamente grande, e quindi per dare un po' di opportunità a tutti. Mi viene in mente che per esempio quelli che vengono presi dai giovani si potrebbe, regolamentandolo, fare un accordo con il circuito radiofonico italiano, compresi i network, e mandare canzoni, far conoscere gente che fa musica durante tutto un anno, per poi scegliere da questa cavalcata quelle due persone o tre persone che vanno a Sanremo. Tutti hanno avuto, o tanti hanno la possibilità comunque di farsi ascoltare, e poi quelli che magari valgono di più secondo una giuria vanno a finire a Sanremo. Diminuire forse un po' il lustrini e paillette e lo spettacolo di contorno per ritornare a dare un po' più di centralità alla canzone. Ecco, questo ti volevo chiedere, perché all'inizio era la canzone italiana, sì, oggi da molto tempo sta diventando sono d'accordo nel fatto di non dare solo spazio alla canzone melodica italiana, ma rispettare quelle che sono le mode, rispettare la valenza di un progetto, quello sì, cioè, sono eterogeneo da ma secondo te c'è stato negli anni di questo Sanremo un pari passo, nonostante insomma i finti scandali o quelli veri, non so, c'è stato pari passo
un adeguamento a quello che è davvero la musica, cioè anche nel mondo indipendente o comunque la Allora, c'è musica. stato perché ci sono dei personaggi che comunque provengono dal mondo indipendente, ma è sempre trascinato da un fatto: la visibilità, quanti click hanno, quanti streaming hanno, perché il risultato finale non è quello di proporre una novità e dire: beh, popolo, che ne pensate? Noi l'abbiamo trovati, li abbiamo scelti, ve li facciamo ascoltare. È che quel prodotto, dopo Sanremo, comunque ha un seguito che è marketing, che è commercio, che sono stream, che sono numeri, che fanno. E guarda caso, quelle persone, anche quelli che vengono dal mondo indipendente, magicamente dopo Sanremo rientrano nelle major discografiche. Ecco. Perché? Perché è così. Perché fra l'altro anche la major discografica oggi ha capito che hanno delle piattaforme importanti come i Talent e come Sanremo, e a basso costo, quasi zero, riescono a dare una mediaticità infinita. Il basso costo è la parola, è la, diciamo, Sai, locuzione l'etichetta giusta. discografica, è cambiato tutto nel mondo discografico. Non producono più, comunque non producono più in proprio. Perché? Perché ora ci sono queste situazioni qui che ti mettono un prodotto sul vassoio, ne fai un progetto e dici: ok, questa va ai Talent, esce dai Talent, va a Sanremo, esce da Sanremo e si fa 2 anni di concerti nei principali posti, vince 4 dischi d'oro. Dopodiché, una volta che ci siamo stufati, Ciao. ciao, vai nella roulotte come Errol Morgan a finire la tua carriera. È Purtroppo, terribile questa purtroppo è idea. così. Purtroppo io credo sia così. Io credo sia così, no? Terribile. Perché si perde sempre di vista quella che è la qualità reale del progetto, la bontà del progetto, la filosofia del progetto, quello che vuoi dire, quello che vuoi trasmettere. Poi non è che quando parlo di voglio trasmettere un messaggio deve essere la canzone che ti secca le palle, no? Quella, no, perché si può tranquillamente fare cultura anche con una canzone allegra, si può mandare un messaggio anche con una canzone allegra che abbia comunque una struttura che comunque arrivi alla gente. E lì si va poi anche a dare uno scossone a quello che è un problema culturale in Italia, cioè la gente non va a vedere le cose nuove. Se io metto un artista bravissimo in un teatro e metto sul cartellone, però quest'artista non è stato mai in TV, nessuno l'ha Sì. sentito sui network e nessun giornale ha scritto qualche cosa, che sia web o che sia carta, la gente a prescindere non va a vederlo. È vero, e Magari questo è ci vanno vero. 10 persone e quelle 10 persone, 9 di quelle 10 persone racconteranno in una cena con gli amici: oh, lo sapete, sono andato in teatro, ho visto un concerto, era meraviglioso. È vero, è vero. E E forse questa è la vera, questa è è il vero. nocciolo del problema Ed è di questa la vera arte. cambiare un po' la mentalità Sì, culturale delle infatti. persone. Però la mentalità culturale si acquisisce per induzione. Se io TV ti mollo sempre le stesse cose, se io radio ti mollo sempre le stesse cose, io te devo venire a vedere, ma non tanto per ascoltare, perché tanto lo so quello che canterai su quel palco, ti sento tutti i giorni, però mi faccio il selfie, faccio vedere a tutti postandolo su Facebook che io ci sono stato. Eccola. Questo è secondo me il problema principale. Il problema principale è L'apparire, questo, l'apparire che ormai è una cosa che sta dominando la Eh nostra. sì, e poi l'indizio, il mio nome che ho scritto sulla Ed busta, era questo. io ho l'indizio giorno per Questo. giorno, io ce Si l'ho, avvicina, si si avvicina, avvicina. e secondo me Ci non mi sono azzecchi? sbagliato. Sarà Sì, quello? perché io ho notato tutto, un pre, un Quindi tu lo sai, durante tu e un dopo. adesso Lo sai. so, non lo so, nel senso che credo, Ma dopo me immagino, lo dici il ma nome, non me l'hai certo, voluto dire finora. ma No, mercoledì lo diciamo. dopo la trasmissione. No, non te lo Però dico. senseremo originali, l'hai No, l'ho detto. detto perché quello mi picchiava, perché quello fa kung fu, mi dava una botta, Allora gliel'hai e io ho detto. avuto paura. Allora gli hai detto di questa cosa, no, non glielo Sì, dicevi. no. Vabbè, allora almeno lo dici mercoledì, dai, vabbè. Va bene, Vabbè, quindi insomma stasera ci rimetteremo sul vabbè, vabbè. divano e affronteremo, perché stasera c'è la serata delle cover, quindi canteranno
tutte e 30, quindi sarà una sera che finirà intorno alle 2:30, mamma mia, per poi iniziare con Fiorello fino alle 3 qualche cosa, fantastico. dove, insomma, ieri sera c'era da Fiorello, ho visto un pezzetto sempre dalla radio, c'era Gianni Morandi, ho fatto fare qualche stupidaggine anche a Gianni Morandi. Gianni Morandi le fa. Così. E poi c'è anche lo scandalo di Disponibile. Cola che hanno fatto una multa alla Rai per pubblicità occulta. A chi? Ah, sì, ho Sì, perché adesso sentito. io non so quale frase in inglese abbia detto Amadeus, però questa frase in inglese è riconducibile a una ditta che fa scarpe. E Ah, guarda caso l'ospite sì. indossava le scarpe di quella ditta. Ma tu, ciao. E allora il consa, consi, Il con, cons, concept. consa, con, consi, Ah, consa, ma quelli che controllano queste Ah, il cose, concept. i consa, Ah, il qualcosa del concept. genere. Insomma, sembra che abbiano fatto una multa alla Rai per pubblicità occulta, però insomma, prima di pagare, se poi interverranno gli uffici legali e tutto quanto per dimostrare che Amadeus ha detto una parola in inglese, ma non per le scarpe, insomma, dai. Ma un po' troppo contro Amadeus, che dici? No, e poi devo dire che, fra l'altro, forse il festival non mi annoia più di tanto proprio perché c'è Amadeus, che comunque quell'aria di semplicità, quell'aria di vabbè, ti permetto di dire, di fare quello che vuoi, ce l'ha e quindi magari lo rende meno istituzionale, va, diciamo così. Ma in effetti c'è questo Sanremo, uno se lo guarda e noi aspettiamo mercoledì per vedere se tu sei riuscito a. Certo, ah, poi mi dicevi Golier, che è Sì, Golier, sì. sì, questo l'ha ricevuto. Addirittura oggi sentivo che i voti che ha preso lui l'altro giorno sono superiori alla somma di tutti i voti che hanno preso gli Perché altri. come diceva Totò, è il totale Perché il della totale, No, è la quello, somma che fa il è la totale. somma, siamo uomini o Ma caporali? quindi lui dice che vuole portare il Napoli in tutto il Beh, mondo. Napoli comunque già ha avuto una svolta, no? Ultimamente Napoli è stata rivalorizzata, tante Sì. fiction, tante cose che si stanno facendo a Napoli, quindi un po' da questo punto di vista, e Certo. forse ne sono anche contento, Anche io quindi faccio il sono tifo per molto, faccio il tifo Napoli. per Mi Napoli, piace faccio tanto, il no? tifo. E allora niente, noi ci sentiamo mercoledì Scine! alle che ora ci vediamo? Alle 18. Alle 18, Mercoledì alle no? 18. Poi c'è giovedì Simone Merlunetti con la vendita con Simone che sta sbancando con i suoi Sì. ospiti, influencer, grandiosi, TikToker. TikToker, eccetera, eccetera. E poi ci rivedremo oggi. Oh, ma ci siamo attaccati a vicenda Sì, sta cosa. questa, cioè, dobbiamo mettere il boccione dell'acqua O qui, del perché o vino, del vino, ecco, perché no, dai. ci vediamo insomma venerdì prossimo alle 16 e venerdì prossimo tornerà Beniamino Cardines, sì. Mentre mercoledì sistemeremo una bella situazione, Ah, oh, una cioè, bella ci sta situazione, la camera. ci sta la camera, penso, Ah, non lo so. forse mercoledì ci sta la camera. E così mercoledì potremmo aprire la busta. C'ho pubblico con l'applauso. Magari ho scritto un cantante che non è neanche in gara, non lo so. Bella figura. Vabbè, dai, su, ti Va perdoniamo. Ti bene, va. perdoniamo, Giulio. GB Play, ti perdoniamo. GB Play. GB Play. GB Play che fa giù GB Casella. Gibi Casella, mi si sono intrecciate le dita e non vanno più via. Vabbè, Va vedi, magari ci riesce a intrecciarci le dita, che ne so, prova, esercitati bene. con Se questa mercoledì cosa. vengo con le mani giunte, vuol dire che mi sono intrecciate le Ciao a tutti, un bacione, ciao, alla prossima, dita. ciao Ciao, Giulio. mi raccomando, dormite bene, ciao.